Ma tutto nero. Ah, perché c'è il tappo. Ma cazzo se leva il tappo. Allo, allo. Poggiala lì. Grave errore di nuovo, Luca. E benvenuti a una nuova puntata dove il condom si dimentica la macchinetta fotografica. Incorreggibile. Incarica. Inafferrabile. Spostatezza. Stanchezza. Crampi? Sì. Ho io la soluzione. Prova a Mastigen. Basta sciogliere una bustina ed una bottiglietta d'acqua e il gioco è fatto. Non è la bottiglietta d'acqua? Non c'è problema. Oh, io ho la bottiglietta d'acqua. Tanto lui poi prende i pezzi. Non sai come tenere le chiavi? Usa il portachiavi. Non sai come aprire una bottiglia? Usa il portachiavi. Ma gli mettete il casco suo? A me invece entra con questi capelli. Fai finta per lavorare in sicurezza. E per non spargere i vostri germi, visto il Covid, abbiamo creato questo. Dei fantastici soluzione. Dispositivi antispruzzo. Esatto. Allora, per quanto riguarda la situazione nel resto del mondo, troviamo che l'America ancora c'è, l'Africa un po' meno. Infatti vedi, è cancellata. Comincia a perdere la sua... Infatti me ne sono nata perché... L'Europa resiste, l'Italia ancora ci siamo, ragazzi, eh? L'Oceania sta sempre in dostava. Nell'oceano. È arrivata la Remax lì sui ghiacci, chissà come mai, possono vendere di potremmo essere noi prima andare a vendere di alle schimesi. Martedì mattina, in macchina verso Roma. My mama told me when I was young, we run a superstars. Destinazione dopo un'ora di cantate, c'ho la voce bassa. Appuntamento finito, durato più del previsto, quasi un'ora, ma è andato abbastanza bene, sono abbastanza positivo su questa cosa. Stiamo definendo i termini di un accordo per la vendita di un immobile. Sì, certo, capisco. Quindi l'appuntamento lo possiamo fissare verso le 5:30. Wherever you are, how many hands gonna get you? Seven deadly sins, seven ways to win. I termini della proposta sono entro il 6 giugno. I won't drink, but no more. Buongiorno. 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 Esatto. Stiamo per partire, quindi ci facciamo i tamponi. E dopo col tampone fatto, caricata la macchina, sono tipo le 5:15, si è rotto il furgone con i materiali. Ora ci abbiamo tutto montato qui dentro temporaneamente. Siamo vicini di casa con Viola e Alessandro, che sono quella tenda lì. Noi siamo in questa tenda qui. E aspettiamo il furgone e andiamo a raccattare i pezzi nostri, montiamo la tenda del gruppo. Viola sta bestemmiando da un po', vero Viola? No, oddio, che strano, non vedo chi vero? Prende. Non c'è la macchina fotografica, non c'è abituata Viola, devi guardare esattamente sto questa, sempre lo stesso obiettivo. Io? No, non sì. Il nostro caro amico Zatarra, nonché Alessandro, è qui dentro. Gioca un vediamo... personaggio che ficca la telecamera nel c***o. Stiamo montando la tenda e questa è la situazione. Montando, per adesso siamo ai preliminari. Ma siamo già sudati ai preliminari. Io mi ha detto mai a me prima che c'avevo viola sulle spalle. Allora. Bene, questo è quello che sto facendo. Siamo qui su una piana senza elettricità, con solo candele, e rievochiamo storie fondamentalmente. Si chiama gioco di ruolo dal vivo. È il mio hobby e sono qui fino a domenica. Ora è buio, è stata una giornata caldissima, anzi che siamo sopravvissuti, e ora sarà una nottata molto lunga questa.
è domenica, l'evento finirà oggi. Sono stati 4 giorni di caldo, polvere e sudore, è stato tremendo. Fortunatamente siamo riusciti a tornare a casa a dormire e a farci la doccia, perché sennò sarebbe stato tremendo. Vi spiego in breve quello che abbiamo fatto. Questa cosa si chiama LARP, Live Action Role Playing, in italiano gioco di ruolo dal vivo. Impersoniamo dei personaggi di fantasia creati da noi, con delle abilità tra cui alchimia, magia, ritualismo, combattimento e via dicendo, e portiamo avanti delle storie. Dopo 5 giorni sono veramente stanco, ma non c'è niente di uguale al mondo. Ho un po' provato, sono le 8:40 e siamo appena rientrati. Ho appena fatto la doccia e ha fatto miracoli, ha tolto questi 5 giorni di calura e polvere dal mio corpo. Avete visto il mio hobby? Molti pensano che questo sia una cosa infantile, una cosa da bambini. In realtà è molto vera come cosa. Spesso si tende a pensare che sì, vabbè, ma stai giocando, che ti importa. Ho visto persone piangere durante questi eventi, provare emozioni dalla rabbia alla gioia molto forti, quindi un consiglio: prima di giudicare, provate. Come al solito, se questo video ti è piaciuto, metti like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella, in modo che rimani aggiornato su tutte le novità che usciranno prossimamente. Anche per questa settimana è tutto, ci vediamo alla prossima.